Settimana è stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Eccoci ancora con un nuovo video sulla nostra Rampega. Settimana è stata dura perché giovedì fortunatamente i miei angeli custodi sono venuti a darmi una mano, sono venuti l'irrinunciabile, l'immancabile Carlo, Marco e Luca. E siamo andati avanti con il progettino qua. Abbiamo montato quattro cosine, abbiamo definitivamente finito il discorso avantreno, c'era ancora da registrare il cuscinetto di sterzo, da sistemare ancora due cosine, le abbiamo fatte. Ho già puntato sulle pulsantiere e ho appoggiato, ma giusto appoggiato, il cablaggio per vedere un po' come disporre i vari componenti e come modificare. A breve inizierò anche questo lavoro. Ma quello che ci ha fatto impazzire letteralmente giovedì sera e anche un pezzettino di venerdì mattina è stata la ruota posteriore. E adesso vi racconto cosa è successo giovedì sera. Stasera stiamo impazzendo. Adesso andiamo dentro perché anche stasera facciamo silenzio, facciamo piano. Stiamo facendo più complicata di quello che era. Stiamo boccolando dei cuscinetti. Un po' si è smollato. E un po' si è smollato, che però nelle varie prove. Aiuto! Ma perché deve andare per i cazzi suoi sto porco? Ho detto porco. Stiamo impazzendo con i cuscinetti della ruota posteriore, non va bene niente. Il buon Carlo sta facendo i miracoli come al solito, ma a sto giro è molto 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 spessa la situazione. Dobbiamo venirne a capo. Nel frattempo vi faccio vedere una roba. Col cerchio posteriore ci siamo un po' tirati la zappa sui piedi perché è un mezzo casino. Chi mi segue su Instagram avrà visto una foto di questo distanziale che ha fatto il buon Carlo in settimana. Praticamente il problema qual era? Il cerchio originale, o meglio il cerchio che vogliamo montare, questo forgiato che è qua di fianco a me, ha una misura di cuscinetto e quindi di perno ruota decisamente più grosso rispetto a quello che è il forcellone della moto. Le alternative erano montare un altro forcellone oppure montare un altro cerchio. Io volevo montare esattamente questo forcellone con questo cerchio, quindi è stato necessario. Intanto abbiamo smontato i cuscinetti e abbiamo trovato una bella sorpresa, che c'era dentro questo incursore anale da 5-6 kg in ferraccio e ovviamente col diametro interno del perno grosso. Quindi ci siamo messi lì con Carlo, con calma e pazienza, e abbiamo fatto quest'altro distanziale. Max, cosa stai facendo? C'ho un cane non mica tanto a posto. Abbiamo fatto questo distanziale con il foro già giusto per il forcellone, per il perno che dobbiamo usare, che ce l'avevo qua ma l'ho perso, che è questo, e va a fare da distanziare interno tra i due cuscinetti, in modo che quando praticamente andiamo a tirare il perno, chiudiamo tutto il pacco forcellone, perno ruota, portacorona, eccetera, non vadano a sfondarsi i cuscinetti, ma l'interno dei cuscinetti vadano a appoggiarsi sulle battute del distanziale. Poi vabbè, abbiamo anche, intanto è in alluminio molto più leggero, poi l'abbiamo ulteriormente alleggerito. E questo va a posizionarsi, Max ce l'ha fatta a farsene una ragione che non può arrotolarsi a dormire lì, forse, va all'interno e va a fare proprio quello spessore che dicevo praticamente. Tra un cuscinetto e l'altro, adesso Carlo è di là, Antonio che sta facendo l'altro. Vale. Uno. L'ha già fatto, l'abbiamo montato ed è qua e andiamo avanti. Nel frattempo abbiamo montato il corpo, abbiamo deciso quale corpo farfallato usare e l'abbiamo montato, non senza difficoltà, e andiamo avanti, balzello, balzelloni. La serietà è andata, ce la siamo giocata tempo fa. Non so se è meglio il dupere da questo lato o il porn dell'altro lato di prima. Vabbè, non so se ce la facciamo a finirla, non ne ho la più pari di idea. Qualcosina stiamo montando anche stasera, ma la strada è ancora parecchio lunga e soprattutto prima o poi imparerò a usare questo cazzo di gimbal, perché non riesco a usarlo, va sempre dove vuole lui, ma prima o poi ce la farò.
riassumendo, alla fine il cerchio posteriore in teoria era montato su un forcellone con la stessa misura interna tra i bracci, però tutto il resto non andava bene. Come già detto in altri video, cuscinetti erano per un perno grosso, noi montiamo un perno piccolo, abbiamo preso dei cuscinetti nuovi, non esiste la misura diretta interno perno piccolo, esterno perno grosso, quindi ne ho presa una misura che si avvicina, abbiamo fatto Carlo, sempre lui, ha fatto delle boccole per il montaggio. Poi abbiamo tribolato un po' con le altezze dei cuscinetti, abbiamo fatto lì senza l'interno, c'era questa merdaccia qui brutta e pesantissima, abbiamo fatto quella in alluminio che avete già visto, che avete visto prima, abbiamo chiuso in pratica il cerchio. Dopodiché l'abbiamo messo sulla moto, a livello di misure c'eravamo, ma anche il portapinza ci siamo accorti che è differente nelle quote, quindi giù tutto un'altra volta, abbiamo scomposto i mozzi di questo cerchio, non so più quante volte li abbiamo scomposti, abbiamo dovuto lavorare sempre sul mantenendo la larghezza totale, quindi diciamo l'interasse all'interno dei bracci del forcellone, quella che siamo riusciti finalmente a raggiungere andando a tornire qua e là, ci siamo accorti che anche il disco freno non era, il posizionamento del disco freno non era compatibile con l'attacco della pinza, e quindi abbiamo tornito e spostato il disco freno. Sta passando delle moto nel frattempo, io sono qui a far video, ma va bene così, prima o poi mi rifarò con questa. Quindi abbiamo spostato il disco freno di 4 mm verso l'interno in modo da permettere il montaggio della pinza, che io adesso ho puntato la pinza che è di derivazione a memoria 748, comunque l'abbiamo messa lì. Ho appena preso tutte le misure per i tubi in treccia dei freni, come avevo già accennato li facciamo su misura, perché qua di standard ormai è rimasto poco e niente, arriveranno, penso che nel prossimo video potremo riuscire già a montare tubi freno, e ho preso anche tubi siliconici blu. Li ho trovati a un buon prezzo dall'Inghilterra e in questo momento sono in viaggio verso gli Erago con Orago, quindi arriveranno anche loro. Quindi abbiamo finalmente risolto questo problema di cerchio posteriore che cominciava davvero a preoccuparmi. Il buon Marco l'aveva pulito in una maniera impeccabile, noi ovviamente smontando e rimontando n volte andrà nuovamente pulito, vabbè, ci penseremo poi. Ho ordinato anche catena, corona e pignone, arriveranno anche quelli, dopo dovremo capire con la rapportatura come fare. Io al momento sto partendo con un 15, non mi ricordo neanche più cosa ho ordinato, 15-42 mi sembra, secondo me è corta, però vediamo, magari prendo altre due corone, 15-40 forse, prendo altre due o tre corone più piccole perché secondo me è corta, però purtroppo è un'incognita unica, quindi bisognerà provarla, non si può fare diversamente. Purtroppo non ho moltissimo tempo a disposizione nemmeno oggi, cercherò di portarmi avanti. Devo valutare cosa fare con Airbox, ma c'è nell'aria l'idea di mettere due filtri a cono, soluzione che non amo particolarmente, ma pare io ne sia quasi costretto, almeno inizialmente, ecco, in modo da riuscire almeno a essere pronti. A livello di dinamico non mi fa impazzire come soluzione. Poi vedremo dove andremo a finire. Io adesso che ho purtroppo non tantissimo tempo, comincerei a montare il coperchio che mi è arrivato alla guarnizione, il coperchio pompa. Sai che c'è? Comincio a fare lo scarico, vado a prendere i pezzi. Qualcosa ho trovato. Puntiamo lì, dopodiché arriverò al punto dove poi dovrò cominciare a scrivere, quindi a segnarmi curve, diametri e calcolare un attimino
come farlo girare e con che diametri andare. Dopo magari controlliamo anche lo scarico che ho preso, che è là sopra, se è destro o sinistro, perché non mi ricordo, questo potrebbe davvero fare la differenza. Stiamo a vedere cosa riusciamo a fare, dai. Facciamo che mi siedo un attimo. Questo va quasi bene, dico quasi perché in realtà potrebbe andare a dar fastidio al basamento e quindi devo magari provare a tirarlo e vedere se assume una posizione più consona. Ovviamente di mezzelune e di ghiere ne ho in quantità industriale, quando cerchi una roba non la trovi mai, va bene. È così, quasi perfetto, quasi, perché in realtà forse passa un po' troppo vicino, però per ora va bene così. Io comunque posso sempre farlo ruotare leggermente. Adesso mi occupo del cilindro davanti e devo cercare, è un incubo sto coso, ancora in giro, basta, non ne posso più, adesso lo butto nel ferro. Adesso da qui deciderò poi dove tagliare, intanto abbiamo messo due moncherini, mi piace, non dà fastidio da nessuna parte, passa in mezzo, quindi quando andrò a mettere la vasca non dovrei avere grossi problemi, dovrò sagomarla probabilmente nella parte anteriore, però dai, direi che come inizio non c'è male. Adesso la parte difficile, questa era la parte facile, la parte difficile inizierà adesso in poi. Adesso prendo carta e penna e comincio a segnarmi quattro misure e poi a casa con calma lo disegnerò, metterò giù un po' di quote. Dopodiché dovrò preparare tutti i tubi, prendere tutti i tubi, dei diametri giusti, decidere da che parte, quale parte lasciare scomponibili e poi puntare tutto, smontare e portare a buon jack, che poi vi farò conoscere, che sarà quello che mi farà la saldatura come si deve. Dopodiché tutta questa roba la lucidiamo, la spazzoliamo tutta e poi nel collettore che passa di là probabilmente dovrò fargli un pezzetto di benda termica o un paracalore, vediamo come risolvere, perché passerà vicino alla gamba. E vabbè, non vi spoilerò altro, dai, va bene così per adesso. Bene, bene, qualche ora l'abbiamo passata anche oggi e l'orologio inesorabilmente mi sta dando lo stop, perché è finito il tempo a mia disposizione. Mi sono conciato come un ratto, ovviamente. Adesso mi do una bella lavata e ritiro tutto qua, che c'è un po' di casino, e penso che andrò a farmi una fottutissima doccia. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero che la rampega stia venendo come le immaginate e io spero che venga meglio di quello che immagino, perché io le immagino molto molto bella. Su alcune cose purtroppo ho dovuto rinunciare, perché altrimenti quei tempi saremmo stati veramente veramente troppo troppo tirati, però questa è solo una versione 1.0, nessuno ci impedisce poi durante l'inverno, durante la pausa invernale, nessuno ci vieta di fare degli upgrade, e quelli che ho in mente sono degli upgrade interessanti di come baccanano i dischi flottanti. Va bene, vado davvero, chiudo io. Come sempre, grazie per aver visto questo video, grazie se vi siete iscritti al canale, se non siete iscritti e vi piacciono i miei contenuti, non solamente questi relativi al progetto di costruire una moto da corsa, ma anche tutti gli altri video che sono nelle varie playlist. Dai un'occhiata al canale, se ti piacciono i miei contenuti, why not, clicca pulsantino rosso là in basso a destra e iscriviti, è gratis, a me e al buon Max farebbe molto piacere, mi sarebbe piaciuto fosse venuto anche lui per la chiusura del video, ma è cappottato al fresco e credo stia addirittura sognando, quindi lasciamolo tranquillo adesso, anzi lo porto a fare una passeggiata visto che stanno calando un po' le temperature. Ciancio le bande, anche per questa settimana, anche per questo video rampega abbiamo finito, spero di riuscire a fare un video anche settimana prossima. Come accennato prima arriveranno un po' di materiali, quindi andremo avanti ancora, dovrò cominciare a pensare magari settimana prossima
adesso vedo se fare magari due sere, così faccio un weekly, poi o due settimane, poi facciamo un mega riassuntone, adesso ci ragioniamo un po', perché ho altri video extra che ho lì pronti che devo finire di montare, che mi piacerebbe farveli caricare sul canale, ovviamente. E poi tra l'altro tra un po' sarò un po' a Cremona, un po' a Misano, poi a Mugello, quindi devo darmi da fare perché la data si avvicina, la data dello shakedown. Prossime puntate, obiettivi delle prossime puntate, chiaramente calcolare tutto il discorso scarico, che adesso da questo punto in poi è solo una questione di calcolare, ordinare i tubi, tagliare, piegare, cosare, puntare, portare a saldare definitivamente, spazzolare e rimontare. Quindi già un mezzo peso me lo sono tolto, la parte difficile deve arrivare, è vero, però già aver trovato qualcosa che va bene, sono contento così. Poi magari piazziamo già il dashboard, piazziamo qualche altro componente dell'impianto elettrico, qualcuno l'ho già piazzato, dopodiché una volta piazzati i vari componenti possiamo alleggerire al massimo l'impianto elettrico e poi vedere come fare con tutto questo ciarpame di cose, che di cavi e di fili che vedo in giro. Ce ne sarà da togliere secondo me almeno la metà, se non qualcosa di più. Arriveranno i tubi, quindi il prossimo video montiamo i tubi davanti e dietro, così prepariamo l'impianto frenante. Se arrivano, vediamo, perché arrivano dall'Inghilterra, montiamo i tubi in siliconici del raffreddamento e di conseguenza piazziamo anche il radiatore, e anche quella è fatta. La trasmissione dovrebbe arrivare, quindi mettiamo su anche la trasmissione. Insomma, andiamo avanti, balzellon, balzelloni. Io spero, ripeto, che questo video vi sia piaciuto, spero che la rampega vi stia piacendo e spero che magari, perché no, ci incontreremo in pista da agosto in poi, perché prima dubito di riuscire a finirla, abbiate pietà nello sverniciarmi. Anche per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.